non risultano altri iscritti per la discussione generale. Se non ci sono quindi altre richieste di intervento, ha chiesto la parola all'assessore per una breve replica. Il vice sindaco. Brevissimo. Caro Corsetti, c'è una differenza fondamentale tra un meccanismo che prevede l'frazionamento tra municipi e municipi e un meccanismo che abbiamo messo, perché il meccanismo municipi non municipi non consente agli artisti di passare da un municipio all'altro. La costruzione di una graduatoria centrale consente non solo agli artisti di scegliere dove andare in base a cose, ma di poter, nel caso in cui non c'è la postazione nel municipio, andare in un altro municipio in base al fatto che hanno fatto richieste. Questo processo qui richiede l'integrazione tra le indicazioni dei municipi e il funzionamento e l'integrazione del Dipartimento centrale, altrimenti la libertà e la possibilità per gli artisti di muoversi sul territorio della città non sarebbe resa possibile. Non c'era un meccanismo tecnico che consenta di farlo. Questo è un passaggio importante, una differenza sostanziale che c'è in questo meccanismo su cui anche tecnicamente si sono impegnati, diciamo, la Commissione e gli uffici per trovare un equilibrio, perché siamo perfettamente consapevoli, no, che questi equilibri hanno anche delle difficoltà tecniche. Sulle forme d'arte, consigliere Celli, questo regolamento che apre a forme d'arte che non erano precedentemente, no, previste, perché lascia non solo non disarticola, no, tra pittori, trattisti e via discorrendo, no, parla di arti figurative in generale. Elenca forme e dice e oltre, comunque regola un'attività che ha un contenuto commerciale anche, cioè stiamo regolando delle attività di contenuto artistico che prevedono la vendita, no, di prodotti che sono il prodotto, no, materiale dell'arte. In particolare un elemento che è fortemente legato alla natura di questo regolamento è che l'oggetto che viene venduto deve essere un oggetto originale. Questo viene assicurato dai meccanismi che sono presenti in questo regolamento e quindi trasforma, diciamo, sposta il campo, no, di esercizio dell'attività da un campo in cui è possibile vendere riproduzioni e quindi di fatto non essere artisti in nessun modo, ma essere riproduttori d'arti da altre, spesso peraltro non licenziate, autorizzate, a produttori che materialmente de vivo fanno quell'attività lì. Ovviamente ci sono limiti in questo, no, in questo, no, in questa attività, ma limiti che non debbono essere regolati da questo strumento e che io ritengo debbano essere resi disponibili da altre misure che noi prenderemo in seguito. Grazie.